Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video per Halloween. Questa volta creerò un look da vampira super sexy e super glamour, per cui iniziamo immediatamente creando una base viso perfetta, e per farlo vado a stendere con un flat kabuki il Liquid Skin Second Skin di Kiko. La pelle dei vampiri è perfetta, per cui vado a coprire le discromie dell'area del contorno occhi con un mix di due dermacolor, uno più chiaro e un altro color carne aranciato. Inizio a creare il mio contouring e parto dalle aree più chiare e le realizzo con un dermacolor bianco che stendo con un classico pennello da fondotinta e poi vado a sfumare con il flat kabuki con cui ho steso il fondotinta. Scelgo un mix di marroni freddi dalla palette dei Dermacolor e vado quindi a scolpire il mio zigomo, la tempia, la linea del ponte del naso e la linea al di sotto della mascella, in modo da creare un viso scavato e spigoloso. Sfumo sempre con il flat kabuki in modo da avere sì aree molto nette ma non troppo disegnate. I Dermacolor sono molto coprenti, ma per questo sono anche pesanti e grassi e quindi necessitano di essere fissati, e fisso appunto le zone d'ombra con una polvere marrone freddo di Mula Cosmetics e lo sfumo bene sempre con il flat kabuki, mentre le zone chiare le vado ad opacizzare con questa cipria di Kiko, che è molto chiara ed ha anche un piacevole effetto satinato, e stendo quindi il prodotto con un pennello da blush classico. Prima di iniziare con il trucco occhi vado a creare una cornice con le mie sopracciglia ed utilizzo due prodotti, uno specifico appunto per le sopracciglia, un gel, e termino l'ala di gabbiano con un ombretto nero di Wycon. Sopracciglia fatte e partiamo con il trucco occhi. Utilizzo innanzitutto una buona base, questa è la Urban Decay Primer Potion nella versione anti-aging e la matita nera morbida di Kiko, e perché vado a creare innanzitutto la cornice dello Smokey Eyes che potete vedere già realizzato sull'altro occhio. Estendo quindi il prodotto e vado a sfumare bene i contorni.
vado a creare la mia area di transizione e non utilizzo il classico marrone, bensì un grigio freddo intermedio dalla palette Meet Matte Nude di The Balm, e lo sfumo con un pennello da blending in modo da creare un'area diffusa molto piacevole da vedere in uno smokey eyes ben fatto. Completo la tecnica dello smokey con un matitone nero, questo è un matitone della NYX nella colorazione Black Bean, e lo stendo su tutta la palpebra. Poiché è una pasta molto grassa, necessita di essere fissata e utilizzo l'ombretto nero di Wycon. Stendo infine la matita nera di Kiko nella rima interna inferiore e poi vado ad indossare questi splendidi glitter di Violet Voss nella colorazione Midnight Fireworks, ed è un nero, sono glitter in base nera ma pieni di scagliette tridimensionali di vari colori che creano appunto una polvere glitter molto interessante. Li vado ad applicare con la palettina di Essence e precedentemente ho steso la base dei per i pigmenti sempre di Essence, e voilà, vado a indossare delle lunghissime e foltissime ciglia finte, perché una vampira ha bisogno delle ciglia finte, lo sanno tutti, e prima vado a dare due tocchi di mascara per amalgamare le ciglia vere con quelle finte. Questo è il look degli occhi, come potete vedere, dark, gotico, glamour, sexy, wow. E quindi vado poi con il trucco labbra e faccio un mix di due tinte, una di Jeffree Star nella colorazione Unicorn Blood e l'altra di LA Splash, la colorazione nera opaca, e voilà, questo è il look labbra, un black cherry molto vampiresco. Non vi resta che indossare un bel paio di canini e voilà, siete delle vampire super sexy, potete andare a succhiare tutto il sangue che volete, ma io non lo farò perché i miei canini non stanno su. E però spero che il look vi sia piaciuto, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video sempre sul mio canale. Ciao!